Sabina Corroni, diciamo per chi non la conosce, lei è candidato sindaco della Lega Nord a Montecastrilli. È la prima volta della Lega Nord. Tra l'altro è proprio la prima volta in assoluto in provincia di Terni, Sì, giusto? esatto, Che sì, la è la Lega prima esprime un volta, candidato almeno sindaco. per la provincia di Terni, sì. È la prima volta e si parte da una base, direi, abbastanza lusinghiera, perché voi alle regionali, alle ultime regionali avete preso oltre il 16% dei voti, quindi si parte da un buon botti, da una Da buona una buona base, insomma. percentuale, certo. Questo ovviamente ci rafforza, insomma. Ecco, per lei il primo impegno in politica? Sì, è il primo impegno in politica, quindi è la prima volta che mi presento in una lista per le amministrative comunali. Ecco, cosa l'ha convinta della Lega? A questo punto le chiedo però. Allora, cosa mi ha convinto? È sicuramente un discorso di cambiamento e di rinnovamento per quanto riguarda questo paese. C'è necessità di avere un po' di aria fresca, ecco, di dare una svolta a questo paese e alle sue frazioni. Quindi questa è stata la scelta per cui mi sono candidata con la Lega. Io a Montecastrilli ci vivo e ci lavoro, ho aperto una mia attività commerciale. E l'esigenza che si respira all'interno di questo paese è appunto questa voglia di cambiare. C'è quindi voglia di cambiamento e di rinnovamento e lei ovviamente è fiduciosa nel risultato elettorale, altrimenti non avrebbe partecipato, no? Certo. E lei se la vedrà con altre due liste, diciamo una di centrodestra e una di centrosinistra. Le chiedo per quale motivo non è stato possibile ricomporre il centrodestra a Montecastrilli. Guardi, io questo, diciamo che forse ci sono ancora dei giochi per cui questa situazione è stata, resa impossibile a ricostituire questo centrodestra. Quindi, sono ben contenta che la Lega vada da sola e si presenti da sola per queste amministrative comunali. Quindi lei è comunque contenta anche di Assolutamente andare da sì, sola. non Non ho ripensamenti. ha ripensamento. Ha idea di cosa fare? Ovviamente sì, però glielo chiedo. Qualora lei diventasse sindaco, lei ha un programma, ovviamente, ma le chiedo la prima Certo. cosa, poi le chiedo qualcosa sul programma, ma la prima cosa invece che farebbe da sindaco? Guardi, la prima cosa che mi viene in mente adesso di fare è quello della cura del verde e diciamo rimettere in sesto anche le strade comunali. Adesso è la prima cosa che mi viene Beh, quello è un da problema che non dire. c'è solo a Montecastrilli comunque, No, assolutamente. anche Io qui a adesso parlo Terni. per quanto Sì, riguarda certo. Montecastrilli e le frazioni. Per me il contesto dove si vive è importante, quindi ecco, questa è la prima idea che mi viene da poter attuare, insomma, Invece qual è il ecco. programma che lei propone ai suoi compaesani, concittadini? Allora, come programma è abbastanza articolato, però come programma siamo dell'idea che ci vuole concretezza, vogliamo portare avanti sì delle idee, ma che siano concrete, che si possano in qualche modo sviluppare tenendo conto delle esigenze appunto dei cittadini, insomma, di chi abita questi paesi. Le posso accennare a un discorso sicuramente legato alla sicurezza. Vorremmo implementare quello che è il sistema di videosorveglianza perché nell'ultimo periodo furti nelle case e così via sono aumentati e la gente ha l'esigenza di sentirsi sempre più sicura. Quindi questo è un punto assolutamente importante che vorremmo portare avanti. Per quanto riguarda, tornando sul discorso magari delle aree verdi, vorremmo mantenere o comunque valorizzare quelli che sono i parchi e creare anche dei parchi che sono più agibili per le persone, per i bambini, per i disabili, collaborare con le istituzioni scolastiche. Le posso dire, abbiamo l'idea di un progetto di educazione civica per permettere agli alunni di entrare in contatto con quella che è il funzionamento dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda, ecco, come le dicevo, l'urbanistica, abbiamo intenzione di poter migliorare le strade comunali. Un'altra idea è quella di valorizzare i centri storici, quindi poter permettere alle persone di vivere all'interno dei centri storici.
dare, come dire, sostegno anche per quanto riguarda le strutture come i teatri che abbiamo sicuramente a Montecastrilli e a Casteltonino. Quindi creare dei progetti anche qui legati con le istituzioni scolastiche in modo tale che questi teatri vengano utilizzati nel miglior modo possibile. Insomma, le idee non mancano. No, le idee non mancano. Ci impegneremo se dovessimo arrivare ad amministrare questo comune, queste frazioni, a poterle realizzare. In bocca al lupo. Ecco. Crepi il lupo.